Salve a tutti legionari, bentornati su Ark Survival Evolved, bentornati con Gaio Giulio Cesare e oggi con un amico, Andrea Astil. Ciao a tutti! Allora, oggi insieme al nostro amico andremo a riempire nuovamente il nostro parco di un altro tipo di dinosauro che sicuramente voi tutti amate, lo Spinosauro. Ora, Andrea, andiamo a cercare, insomma, in giro per la mappa sto cavolo di Spinosauro, perché qui intorno ho già visto io non c'era. Penso che ci dobbiamo allontanare un pochino. Quindi, Sì. ragazzi, io, niente, riprendiamo il video non appena troviamo qualche Spinosauro. Oh, eccoli qua, ragazzi. Trovati. Abbiamo uno, ne avevo visto un altro. Eccolo là, infatti. Io sto arrivando, sono sulla cascata, arrivo. Dov'è il nostro Steel? Ah, eccolo là. Impicchiata proprio. Allora, io direi di poggiare un'aquila qui e... Anzi, gli spariamo proprio da qui sopra, Andrea. Facciamo prima. Beh, sì, comodo, anzi. Allora, con i nostri bei fucilozzi dovrebbe essere facilissimo buttarli giù, eh? Aspetta, no, dobbiamo scendere Ok, uno intanto... scalino. Ok. Ci siamo. Siamo... Sperando di non cadere. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo dove sei, dove sei, dove sei, dove sei. Allora, uno sta là, Oh, mannaggia, l'altro... ecco appunto, dicevamo. Sei morto, Andrea? Sì, mi sono un attimo suicidato qui sotto, mo rivengo però, eh. Oh, uno è caduto, uno l'ho fatto cadere. Io per sicurezza mi sono messo sullo zero il paracadute. Andrea è tornato. Il nostro spino, eccolo. Scusatemi le mie nudità, adesso cercherò di andarmi a cambiare un attimo all'albero. Mi metto dietro l'albero e mi Ecco cambio. qua, è nato il primo Spinosauro. Li lasciamo qui, Andrea, che dici? Così Ma non penso sia li male. ammucchiamo qua, ne prendiamo 4-5, insomma, li ammucchiamo qua. Bene, benissimo. Allora. Ok, ci sono. Ci sei? Allora, andiamo avanti Sì. e troviamo, cerchiamo, insomma, qualche altro Spinosauro. Io qui ne avevo visti parecchi, ma penso che comunque siano morti dato che ci sono molti piranha. Piranha quanto magna. Bella Capito? zona questa comunque, Sì, molto bella, spettacolare. molto bella. Ti Mamma ricordi mia. che ci ho costruito casa una volta io? Eh sì. Però mi ricordo che quando ci abbiamo costruito casa non era ancora molto ottimizzata questa mappa. Beh, sì. E hanno fatto però un bel lavoro. Madonna, guarda qui, veloci Eccoci, raptor, questa è terror nostra. bird. Beh, divertiamoci. Vai. Vieni qua, terra. Questo era al Vieni. 50. Oh, eccolo! Oh, qua c'è un carno. Un carno e più lontano c'è il coso. Io direi di ammazzare il carno Direi. e di prendere lo spino. Aspetta che lo addormento. Vai, uccidilo, uccidilo. Oh, lì sono due, Andrea. Anzi, sono tre. Porca miseria, Andrea. Dove sei? Dietro il canyon. Uno. Sì. Sì. Giù. Allora, io mi addormento questo qua sul fiume. Ah no, è entrato in acqua. E allora devo andare a prendere quell'altro. Oh, ma non cade? Oh, eccolo. Però mo devo prima far cadere lo stego. Perché sennò mi ammazza i cosi. Quello è entrato in acqua, non lo posso addormentare adesso. Ma teoricamente sì, perché il timing è veloce. E in più loro sono acquatici, Andrea. Sì, questo è vero. Oh, eccoli. Questo qui sono caduti. Il tuo lì come sta messo? Lo dico subito, c'è sempre il bordo sgocciolevole, quindi vorrei evitare di andare troppo avanti. Niente, mi si pianta su... No, Aiuto io? aspetta, aspetta. Uno. Ma questo qui accanto al coso, stai? Sì, quello che è entrato adesso in acqua. Tolto. Oh, ma quanti so! Guarda quanti! Vabbè, ma è troppo. Cioè, ma. Porca miseria. Vabbè, io qui ce n'ho tre, eh.
Direi di sparo pure da lontano, dato che ci sto. Guarda questo come corre. Oh, porca troia. Via, 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 via. Via, 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 via. Porca miseria. Hai visto che stanno tutti qua, Andrea? E io sto a prendere quello là sotto rosso. Ma dalla distanza non è facile, eh. Me ne prendo una volta sì e due no. Anche perché ce l'ha... con non so quale strano animale. Ce n'ho tipo 4 qua sotto, ma è una cosa incredibile. Chi troppo e chi niente. Mi sembra giusto questa cosa. Dove sei? Dove sei andato a finire? Torna qua. Misa, 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 misa. Vieni a giocare con me. Guardate mica se ferma. No, no, stanno... si stanno menando con i miei. Ecco, appunto. E meno una vicenda? Sì, se stanno... stanno lottando tra di loro. Oh, mo che stai a lottare con quello lì, vieni qua che sta dormendo io a te, vieni. Oh, eccoci qua, ce ne abbiamo 3 e 3 6, giusto? Uno che ci sta aspettando lì giù, 7. Sì, guarda, tu parti così capisco quali ti sei preso tu e poi mi ok, perfetto. Amone, ne picciotti, oh! Ok, immagino quei 3, allora. Sì. Sembra lo squalo, zoom zoom. Zoom zoom. No. No. Non fate gli stronzetti. Che c'è? Che ci sta là? Sì, i cosi, i piragna. Aspetta, va. Zoom zoom. Zoom zoom. Zoom 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 zoom. Ah! Ma che era lo squalo? Sì. Uno, due, tre. Il quarto? Eccolo. Ok. Via, andiamo. Occhio che qui c'è sta la palude, eh. Cerchiamo di passare. Io seguo te. Vai tu. Mo si impicciano sicuro sui massi. Sicuro. Oh, eccoci qua, raga, siamo arrivati, eh. Non con poche difficoltà, ma siamo arrivati. Eccoci qua. Allora. Maria! Apri il cancello! Siamo pronti? Sperando che non si impicciano in mezzo alla porta. Chiudi te, Andrea? Sì, vai. Faccio andare un po' avanti così non si incastrano. Oh, ma io non ho capito perché queste gabbie mi fanno uscire fuori gli animali. Non so perché escono fuori, Andrea. Pioggia buggatissima proprio. Oh, io avevo pensato di fare la gabbia degli spino al laghetto. Senti, ma dimmi, dove li portiamo? Al laghetto. Proprio lì sotto? Sì, seguendo il fiume ci dovrebbe essere un laghetto. Li mettiamo lì dentro. Mi sembra il loro habitat naturale. Esatto. Sì. Allora, ecco, allora, adesso andiamo, vado a prendere le fence. Andrea purtroppo ci deve salutare. Io purtroppo, sì, caro mio, ti devo salutare, ti abbandono, ma tanto ci vediamo domani. Quindi Andrea non è che sarà una comparsa, Andrea ogni tanto ci sarà e mi aiuterà a fare questi video. Molto, molto volentieri, assolutamente sì. Ok, allora, niente ragazzi, allora Andrea vi saluta. E vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Noi intanto continuiamo a montare, insomma, le fence, eccetera, eccetera. Buonanotte, ciao. Ecco qua, senza Andrea, insomma, ho fatto sto recintino, insomma, niente male. E l'ho fatto un po' a cavolo lì, che fa la curvetta e rientra. Vabbè, però alla fine sti cavoli. Quello che volevo fare comunque è lasciare un pochino di spazio per le marmotte che voglio mettere qui. Ovvio, raga, ci sarà, insomma, un po' strano mettere le marmotte accanto agli spino. Però, lo spazio è questo, il Jurassic Park è il mio. Oh, questa qui è una bella gabbia ampia dove c'è sia acqua e sia terreno, dove i nostri spinosauri possono sguazzare, mangiare tranquillamente i pesci. Vedete che ci sono i pesci. Adesso prendiamo tutto quello che ci serve, cioè questa robetta qui. Ho preso pure la pistola per il colore e ecco qua, così siamo a posto. Sono un pochino pesante, ma tanto adesso mi svuoto completamente, dato che comincio a mettere muri, porte, eccetera, eccetera. Oh, allora, la porta direi di metterla qui. La benzina già l'ho messa. I nostri muri S+, vedete c'è anche la freccia per indicare qual è la parte che va fuori. È spettacolare sta mod, ragazzi, crea un pochino di problemi, quello non lo posso negare, però raga, cioè, per quanto riguarda la comodità di questa mod è spettacolare, spettacolare. Oh, allora questo qua e questo qua. Adesso il muro è in più e non ci facciamo nulla. Mettiamo la porta, la mettiamo direttamente così, vai. Solo accesso admin. E allora armiamo intanto la pistola. Eccola qua. Adesso mi devo ricordare come si utilizza. Ok. Switch stairs. Guardate che bello, con le scalette, fighissimo, ragazzi. Allora adesso direi di fare gialli, cominciando da aspetta, com'era qua? Ah, ecco. Tenendo premuto Alt, Ctrl e il destro del mouse e poi i numeretti in alto. Cioè, è un macello, ragazzi. Ok. Cominciamo a colorare. Uno sì, uno no. Ecco qua, raga. Questi l'ho fatti, questi l'ho fatti. Questi pure. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Le scalette le facciamo nere? No, le scalette le voglio fare gialle. Destro... 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, raga, è come se fossi un... È assurdo, vabbè. Comunque, questo l'abbiamo fatto. Questa non l'abbiamo colorata, sì. Questa l'abbiamo colorata, quindi... Allora, adesso, che ci rimane da fare? Troppa roba ci rimane da fare, raga. E ovviamente, raga, riprendo il video dopo perché sarà una questione abbastanza lunga. Ed è la questione dei cavi, dei fili elettrici, eccetera, eccetera. È una questione abbastanza lunga, quindi vi lascio, insomma, immaginare che non sarà facilissimo andare avanti. Quindi vi riprenderò il video non appena avrò circunnavigato il nostro recinto con i nostri cavi. A dopo. Oh, allora, legionari, ho circunnavigato il nostro recinto con tutti i cavi, quindi come vedete sono tutti accesi. Vedete, le lucette sono tutte rosse forte, rosse... Vabbè, si vede che sono accese, insomma, se erano spente si vedeva. E ho dovuto fare un'altra casetta per il generatore, ecco. Non è finito il lavoro perché, ragazzi, io ho messo tutti sti fili, però basterebbe un colpo di coda di uno stego per distruggere i cavi. Quindi, prima di renderli invisibili... Io farò un'altra recinzione esterna per escludere eventuali problemi alla linea e comunque, se ci piace pensarlo, per escludere eventuali attacchi di dinosauri
esterni a quelli interni. Intanto vado a craftare i vasetti per le uova, quel raccoglitore di uova che vi dicevo. Dopodiché mi metterò al lavoro per costruire la recinzione esterna. Una specie di Alesia, se qualcuno sa qualcosa di storia, ma capito. Abbiamo finito tutta la recinzione esterna. Adesso buttiamo questo, se no mi ritrovo dall'altra parte della mappa. E vediamo un attimo se tutto è a posto. Dovrebbero essere tutte accese le luci, perché l'ho messe abbastanza vicino l'una all'altra. E vediamo un po'. Oltretutto, raga, devo mettere anche le, come vi dicevo, quei vasetti che raccolgono le uova, la specie di pick-up egg. Comunque, sì, no, pare tutto a posto, pare che, insomma, siano tutti accese, quindi perfetto, ragazzi, perfetto. Bel lavoro, bel lavoro. Niente, ragazzi, allora, i nostri spino sono liberi. E niente, andiamo a finire la puntata. Lì è il mio corpo che è morto. Andiamo a finire la puntata nel migliore dei modi, quindi verso casa. Quella sta ferma, vuol dire che è pienissima. No, a posto. Via. Raga, come vi ho detto, io voglio mettervi uno straw poll, quindi qui sotto in basso nella descrizione troverete lo straw poll per decidere quale dinosauro prendere per il nostro parco nella prossima puntata. E troverete il link di Kinguin per trovare il gioco in sconto proprio appunto sulla piattaforma Kinguin. Troverete inoltre la descrizione del mio hardware e della macchina con cui gioco e con cui vi posto i video. E adesso mi concentro un attimo, che mi raccomando, vi chiede anche Goku qui sotto, anzi di qua, qui sotto, vi chiede Goku di spolliciare e condividere e di iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, è molto importante per la crescita, per la mia crescita soprattutto. Niente, ragazzi, allora noi ci becchiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, Ale Ayakta Est come sempre. Gaio Giulio Cesare vi saluta, avvi a tutti, ciao ragazzi.